Altre, con la bava tra i denti, strappano i loro veli, piangono, graffiano i loro corpi febbricitanti pieni di fremiti, devastando i roseti e mordendo le erbe. Poi ridono come delle folli verso le stelle. Finalmente. Vieni. Entra. Avanti. Posso aiutarti a toglierti il mantello? Posso offrirti qualcosa da bere? Ho preparato il tuo champagne preferito. Bevi, padrona. Ti sei fatta male alla manina. Ti sei fatta la bua. No, non è quella, basta. Ancora, ti prego. Brava, sì. Ecco, ancora, sì. Sì, bello, sì. Cosa fai? Ma cosa fai? Perché non apri? Dottore, ma cosa ho fatto? Sono innocente. Vai, vai.
Puttane tutte le sere. E tu non l'hai mai incontrato, non ci sei mai stato, non l'hai mai visto. Ma io domanda di. Io... Ciao Lomenzo. Ciao. Marco, tu l'hai Ciao. Visto mai? Non l'ho visto. Non l'hai visto? Non hai visto niente? Non ho visto un cazzo. Ecco, non hai visto un cazzo, mi sembra giusto. Guardate che questa è una cosa seria, non mica la solita retata, Grazie. Di niente, Bobo. Allora, lo conosci questo bel signore o no? Si chiamava Mattia Grande. Che cosa le devo dire, commissario? Un tipo con quegli occhi così, non ricordo di averlo visto mai. Lascia perdere gli occhi, qui ce l'ha fuori dalle orbite perché l'hanno strozzato. Cerca di immaginartelo con un'espressione normale. Uè, ma è lecca-lecca quello lì. Lecca-lecca? Che sarebbe a dire? Lo chiamavano così perché gli piaceva leccare i piedi, le gambe, con rispetto parlando. Beh, vabbè, lascia perdere i particolari. Ma tu ci sei mai stata, l'hai mai frequentato? Io no, perché sono nel ramo lesbico. Il lecca-lecca frequentava la zona feticismo e sadomasochismo a brutta volta. Quelle di Porta Volta dove stanno? Sono là. Oi, mi sono che ora che siamo qui. E qua ci sono scritti i particolari, qualcuno avrà parlato con il turista. Ciao, Falcone. Sì, vabbè. Lomenzo, ma che cavolo fai? Tu devi arrivare in orario, qua è un'ora che noi ti stiamo aspettando. A chi è toccata la rapina stavolta? Ah, sì, alla banca di Binasco. Ma mi scusi, le rapine sono state affidate a Franco Restab. Ah. Allora è perfetto. E adesso, se mi è permessa la domanda, lo posso sapere anche io di che cosa ti stai occupando? In particolare dei due più recenti omicidi. Anselmi, dove vai? Ah, sì, torni e dietro. Quali? Che ce ne sono stati 7 nelle ultime 24 ore? Quelli di Falconieri Laura e Grandi Mattia. Se vuole dare un'occhiata, prego. Questo lo buttiamo via. E questa che roba è? Roba da bambini. È un libro di figurine filastrocche. Lo conosce? Ah, ti pare che io ho tempo da perdere con le figurine? Il nostro assassino, ma invece di sì. Vedi questa figurina? È stata trovata presso il cadavere di Falconieri Laura. Poi ce ne sta un'altra. Eccola qua. Questa invece presso il cadavere di Mattia Grandi. E va bene, con questo. Le figurine sono quelle di pagine 10 e 17 del libro. L'assassino evidentemente l'avrà ritagliato da una copia del medesimo. Si tratta di un classico ottocentesco per bambini, Pierino Porcospino. Beh, riconosco che è una ricerca molto accurata, molto precisa, Lomenzo, ma per non perdere altro tempo, spiegami che significa. Che ne so, io non sono arrivato a nessuna conclusione. Però tra i due delitti la connessione ci sta. Come dire, l'assassino ha voluto lasciare... Il biglietto da visita. Esatto, in un certo senso sì. Sì, si è voluto differenziare dagli altri. Questo non ha ucciso per rubare. Apparentemente non ci sta nessun movente. E allora, ma perché ha ucciso? E a me me lo domando. Secondo me, scusi dottore, mi permetta, i due casi esposti si inseriscono in una spirale di delitti a sfondo sessuale dovuti, come sappiamo, al clima permissivo in cui stiamo vivendo. Secondo me, l'assassino è un pazzo che nel fondo del suo subconsciente desidera soltanto di essere arrestato, come del resto è desiderio di tutti i colpevoli, secondo la nota teoria freudiana. Scusi, lei chi è? Lombardozzi Mario. Recidivo. Ciao Lomenzo. Ciao Giotto, dov'è? Connessione tra le due vittime c'è, in quanto entrambe risultano fondatrici e scritte di questo fantomatico club Amici della Fauna. Una storia di un 4-5 anni fa, non so se ti ricordi. No, stavo a Roma. Di che si tratta? Vabbè, è un'associazione di amici degli animali che raccoglievano delle Donato. Specie in via di estinzione, però pare che si occupassero anche di hashish, droghe così, non so. Insomma, più flora che fauna, diciamo. Sì, e in merito c'è un rapporto del commissario Del Re, della polizia di Como. È qui in archivio, adesso ti faccio vedere l'incartamento. Ecco qua, sì. Infatti, Amici della Fauna. Ecco qua, tieni. Qua non ci sta niente. Donati! Sono qua! Donati! Eccomi! Sono qua, ecco.
Eccomi, cosa è successo? Questo incantamento, la cartella è vuota. E si vede che sono scivolati i fogli. Ma che scivolati e scivolati? Qualcuno li ha fatti sparire, hai capito? Dottore, per carità, non mi rovini. Io non c'entro. Non mi hai fatto un cazzo, chi c'entra c'entra, hai capito? Chi deve pagare, deve pagare. Manica di incoscienti, lavativi, borbonici. Stronzo. Come siete riusciti a farle così nitide? Ah, beh, con delle microcamere nascoste in casa dell'amante. Però che culo. Che tezze. Da troie. Allora posso tenerle io? Certamente. Rientrano nel prezzo della fattura. No, perché questa poi è importante, eh? Questa... Posso andare allora? Ma certo. Prego, si accomoda. Pandolfi, può venire un momento? Vengo subito. Va bene. Bella e crudele. Ma levati dai piedi, tappo. Come non detto. Scanavini, vorrei presentarle il mio miglior collaboratore, Pandolfi. Piacere. Molto lieto. Pandolfi, per favore, vorrei che mi registrasse la conversazione che faremo io e il signor sì, Scanavini. Dottore. Ma scusi, perché registrare? Io volevo un colloquio, come dire, riservato. Ah, ma certo, Pandolfi è il mio uomo di fiducia. E io le posso assicurare, Scanavini, che nessuno ascolterà mai questo nastro. Ah, e questo è il microfono. Ecco, io mi rivolgo a lei. Un momento, per favore. Ecco, può parlare. Io mi rivolgo a lei, signorina. No, 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 perché... no, voce, voce. Io mi rivolgo a lei, signor Riccio, perché... due miei amici, il Mattia Grandi e la signora Laura Falconieri, sono stati uccisi recentemente. E... Beh, e allora? Ecco, siccome la polizia brancola nel buio... Come al solito. Io ho il sospetto. O dico il sospetto che... che questi morti siano in relazione con il fatto di Villa Hoffman. Villa Hoffman? Veramente non mi dice niente questo nome. Che cos'è successo? Lei non ricorda? No, no. 4 anni fa, in questa Villa Hoffman, noi eravamo presenti e una ragazza... è morta. Pronto? Ah, sei tu, Giotto? E no, io qua mi sono ridotto a sfogliare il giornale. A Roma non sanno niente, a Palazzo di Giustizia non risulta. E tu, questo commissario del re, eh? Non strillare che mi fai male all'orecchio. Allora del re ha dato le dimissioni. E a Como cosa ne dico? Sparito? Benissimo. Senti, poi ci vediamo e ne parliamo a voce. Intanto stai addosso alle maitresse e segui la pista di portavolta. Fai cantare i papi, quelle vengono giù facili. L'autobus, perché Bucciarelli Romolo si era assentato dalla rimessa per un'ora anziché 10 minuti come ci ha dichiarato? Eh? Vabbè, vabbè, ciao. Allora? No, tutto quello che sta dicendo mi interessa, continui.
Ma le ho detto tutto. Dirle di più non posso, glielo assicuro. Senta, Riccio, non facciamo scherzi. Lei mi deve dare tutte le informazioni possibili. Tra di noi ci sta un patto o no? Ci sono alcuni segreti che non posso rivelarle. Ne andrebbe della mia serietà professionale. Stia attento, che io qui la faccio chiudere. La sua attività illegale, lo sa? Lomenzo, io non gestisco un casinò da quattro soldi. E comunque, il gioco d'azzardo è proibito, ma i casinò sono tollerati, e sa perché? Perché allo Stato ne vengono dei bei quattrini. Vorrei proprio sapere quanti soldi lei ha dato allo Stato. Di quattrini piuttosto pochi, devo ammetterlo. Ma la mia attività ve ne ha fatto di comodo, anche parecchio. Le mie attrezzature, le informazioni, i favori. Quante volte lo Stato ha attinto dai miei archivi, dalle mie conoscenze internazionali e soprattutto dalle mie efficientissime apparecchiature elettroniche. Apparecchi che sarebbero venuti a costare allo Stato quanto tutto il bilancio del corpo di polizia e dell'arma dei carabinieri per tutto un anno intero. A me mi fanno una rabbia tutti questi apparecchi. Io quasi quasi glieli sequestro. Tutta roba illegale. Ma se per legge è addirittura vietato pedinare una persona. Se è per questo, è proibito anche fumare sigarette di contrabbando. Ma per favore, non lo mettiamo sullo stesso piano, eh? Lei lo sa qual è l'apparecchio più straordinario e più efficace di tutta la mia attrezzatura. Quello più efficiente, il più sicuro di tutti. Eccolo qui. Il telefono. Ah, ma bisogna saperlo usare, è logico. Ecco cosa dà il potere. Basta un telefono. Già, e con 2, 3, 5 telefoni si riesce a controllare un'intera città. Buonanotte. Una nazione, il mondo. Proprio così, mio giovane amico. Bisogna vedere sempre se funzionano. Il mio dopo 2 numeri fa sempre occupato. Tra pochi minuti ho un appuntamento con un cliente. Venga, se può tornare domani, le prometto che le darò un bellissimo campionario di informazioni. Ah, quelle figurine che sono state trovate vicino ai corpi delle vittime, avete scoperto da dove provengono? Lei lo sa già. Sono i personaggi di quell'orribile libro tedesco. Come si chiama? Pierino Porcospino. Ah, sì, me lo ricordo. E conosce il nome dell'autore? Hoffman. Già. Villa Hoffman. Può darsi che il richiamo sia intenzionale. Oppure no. Che fine ha fatto, signor Hoffman? Il proprietario della villa o l'autore di quell'orribile libro di filastrocca? Il proprietario della villa, Rich. È morto. Di emorragia cerebrale ad Amsterdam. Naturalmente nessuno di Milano è andato a far visita alla salma. È morto e tutti i suoi amici sono scomparsi come per incanto. La tua pelle è morbida, delicata. Il tuo viso è fresco. Il tuo fascino si accende finalmente grazie alla crema idratante Baby Sex. Da oggi usa anche tu Baby Sex. Ma va? È il primo sintomo, un leggero... Com'è che la sta la mia mamma? Ora vuoi che mi senta, stronzo? Ne bastano 2 confetti. Questa notte dormirà. Dormirà. Solo in farmacia. Cara. Tutte le banche danno interessi neri. Non è ma guarda i picossi. Se i giudici si mettessero a indagare su tutti gli interessi neri, dovrebbero Angelo mandare degli avvisi di reato a 30 milioni di Angelo italiani. Vestiamo alla fantamobile. Sì, mammetta. Angelo! Questi interessi sì, vengo. Li hanno avuti o no? La banca di cui sono presidente ha una sua autorità. Mammetta, sai chi c'è la tele? Il Picossi, l'Ernesto. Te lo ricordi mica l'Ernesto? Perla. Sì, mammetta. Angelo, toglimi un cuscino, sì, voglio dormire. Sì, mammetta. Adesso la mia mammetta la fa la nanna, ne? Buonanotte. Dove va la signorina? Ma sarà del bagno, credo, mammetta. Signorina. Io vado. Arrivederci. Lei ha qualcuno che la viene a prendere? Scusi se mi permetto, sa, ma... Non si preoccupi, è l'allarme. E che tardi questi tempi, una ragazza sola a quest'ora, una bella ragazza come buonasera lei. Buonasera. Sera.
Io le torno quindi a ripetere che sono lì, assolutamente strano alla vicenda. Picossi. E che quindi ogni tentativo di volermi implicare... Uè. In considerazione appunto di quanto le dicevo, ho dato ordine al mio anche studio legale che se ne va. I giornali che hanno pubblicato la notizia. Non solo, ma ho già qui una lettera di scuse di uno dei due direttori, il quale mi prega di ritirare la denuncia. Oh! Ma che è successo? L'hanno ucciso! Stop! Basta! Sospendete! Mametta! Nani, non senti Rimmo. Ma qua mi dite, ma non me va più. Diamo un whisky, per favore. Ruth, vieni qua, vi. A non fare la stupida, dai. Stasera ho visto un braccio più nero di questo. Che vuoi dire? Sai chi era Giovanna d'Arco? Io so soltanto chi era una regina e che fu bruciata viva. No, non era una regina, però fu bruciata viva. Ah, senti, la conosci quella lì? Sì, perché ti piace? Scusi, lei chi è? Ti presento uno dei più grandi fotografi di tutti i tempi, Evelyn Christie. Evelyn Christie? Ma lei è proprio Evelyn? Bella ragazza. Non dire sciocchezze, Evelyn è un normalissimo nome di uomo. Ok. Shall we dance? As of course. Ciao. Ciao. A che piano va? Prego? Non si ricorda? In ascensore. Ah, sì, lei era la ragazza che mi seguiva, mi ricordo. Ma veramente era lei che seguiva me? No, guardi che io non ho mai... Beh, comunque, se permette l'onore di questo ballo... Ma lei non era in compagnia? Sì, dunque, stavo con una ragazza, ma mi ha abbandonato, per Evelina. Andiamo fuori tempo noi o loro? Loro, senz'altro. La musica è una cosa romantica. E allora mi reciti una bella poesia di Apollinaire? Apollinaire... Sì, su una pomira bocca, un lasene, a nosa murfo, tirca ma su viena, ci vedo una bella penna. Ha un accento orribile. Faccio del mio meglio. Senta, ma lei chi è? Jeanne, vuole sapere altro? No, Jeanne e basta. Senti, perché non ce ne andiamo? Io sto con degli amici. No, guarda Jeanne, che se qualcuno dei suoi amici tenta di strapparla a me, gli do uno di quei cazzotti che quando è vero Dio... No, perché quando io mi incazzo sono una cosa tremenda, sai. Allora Jeanne, balliamo? È il tipico delitto della malavita. Questa volta non dovremo andare troppo lontano. È la classica punizione alla prostituta disobbediente. È chiaro che nel caso della Menicone Elvira non c'è nessun legame con il cosiddetto assassino delle figurine, che ieri, poco prima, aveva colpito ancora una volta durante un dibattito televisivo. Caro collega, tu ti dimentichi che la Elvira Meniconi era fortemente indiziata di aver strozzato Mattia Grandi. Più che indiziata, direi. Qua il rapporto della scientifica dice che le impronte trovate sul collo di Mattia Grande sono state confrontate con quelle della Meniconi, e sono le sue. Guardate. Allora non ci sono più dubbi. Sarebbe lei l'omicida che cerchiamo. Sarebbe la Meniconi l'assassino delle figurine. Mi sembra evidente, se fossero no? Due persone. Che è sta novità, Lomenzo? Può essere. Uno uccide e l'altro getta figurine. Perché no? Scusate, ma prima di cominciare a scatenare la solita ridda di ipotesi, io proporrei di esaminare la morte di Picozzi, abbastanza incredibile, assassinato durante un programma televisivo davanti a milioni di persone. Interrogato il personale di studio, nulla è risultato a loro carico. E chi sono? Bartegazzi Gian, Cardelli Fiorenza...
Knut mi ha parlato di lei. Mi ha detto che è un poliziotto, un piedipiatti, uno sbirro, insomma un pig. Modestamente. Però mi ha anche detto che era diverso dagli altri. Ah, nel senso migliore o peggiore? Lei che ne dice? Ma la polizia è come qualsiasi altro ambiente. Ci possono essere anche delle persone oneste, come dappertutto. Ah, è proprio una bella giornata. Non ci resisteva a stare anche di domenica mattina in ufficio. Lei ha avuto veramente un pensiero gentile. Ruth mi aveva detto no, che... No, per carità, non parliamo di Ruth, eh? Per favore. Mi ha tradito con un bianco, non ha nessuna dignità razziale. Lei non è un bianco? No, napoletana, è tutta un'altra cosa. Chi è che ha detto che Napoli è l'unica città africana senza un quartiere europeo? Boh, probabilmente un napoletano. Ha visto? Che cosa? Quei due. Alti osceni in luogo pubblico, simpatici. Erano carini, sembravano due gattini. Due conigli. Perché non li arresta? Io? E io perché mai? Io la penso come loro. Senta, adesso mi dica la verità. Perché mi ha invitato a venire con lei? Ma per andare a mangiare la trota al lago. Ah, tutto qui. Questa sarebbe Villa Hoffman? Sì. Niente da fare, chiusa a chiave. Scavalchiamo di qua. Ma che scavalchi? Scavalcare è un reato grave. Coraggio, commissario Lomenzo, salti. E vabbè. Oppla! Oh, porca vacca, mannaggia! che ti ride? Dammi una mano, dai. Hai paura, eh? No. Ti sei fatta male? Hoffman viaggiava spesso. Portava qui animali da tutte le parti del mondo. Poi ha venduto tutto. È andato ad Amsterdam. Ed è morto. Ma che diavolo facevano questi amici della fauna? A tutto fuorché interessarsi veramente agli animali. Si riunivano qui tutti i sabati. Oh, guarda. Povero animale. Chissà se qualcuno gli dà da mangiare. E quante volte sei venuta qui? Una volta sola. Quella volta. Mi hanno invitata qui. Era troppo tardi quando ho capito. E adesso? E adesso facciamo qualcosa di più serio. Hm? Gli uomini vengono con me. Su, ragazzi. Ecco, allora, gli uomini si siedono là. Su, Mattia. Dove? Lì. Noi dove ci posto. Mettiamo? E le signore si siedono sul divano. È un giochino molto divertente che ho imparato da Hong Kong. Tu. Metti un po' di musica. Su, presto! Adesso tu, Rosa. Rosa, vieni qua. Dunque, adesso tu, sotto il tavolo, fai quello che ti ho detto. Sì? Sì che lo fai. Sì? No. Dai, non fare la stupida, se lo prendi. Sei qui per questo. No. Vai. Vai. La ragazza si chiamava Rosa. Come poi seppi, Rosa Catena. Una piccola prostituta chiamata a dare un tono piccante alle serate. Il suo protettore l'accompagnava, poi veniva a riprendersela, insieme col compenso. Ma guarda come gode! Certo, guarda che fa! Ma certo che lui, guardalo! No, signori! Il fortunato! Sono stato io! Sono stato io! Mi siete sbagliati tutti! E così Mattia! Ci eravamo messi d'accordo! Brava, cara! Rifacciamolo! No, no, no! Una pausa! Perché io non sono più un ragazzo, come tu sai. Caro, ma questa volta sotto al tavolo ci vado io. Mi ci volete? Sì! Sì, sì, sì. Allora ci vado. Bell'ambientino, eh? Ah, niente di speciale. D'altronde serate così capitano dappertutto, no? Solo che all'alba
L'alcol ha cominciato a fare effetto. E accade che... Sì? Che accade? Buona, ma... cosa buona! Abbi fiducia in noi! Rosa, non dirmi che hai paura. Ma perché? Lasciatemi! Lasciatemi! No! E dai, non fare! No! Lasciatemi! Lasciatemi! Vieni! Una cosa finita! No! Lasciatemi! È svenuta. È morta. Più tardi venne il protettore di Rosa, un certo Agostino. Venne a riprendersela. Hoffman gli disse la bugia che aveva concordato con gli altri, che Rosa era morta nel salone subito dopo mangiato per un infarto. Baron di Agostino, nata a Berletti il 4 luglio 1940, scuola elementare, informatore per furti di pane. A 14 anni fugge a Torino, dove si segnala per furti di motorette e spacci di droga. Prima condanna di 3 anni, di cui 2 condonati. Nuovamente nel giro della droga e della prostituzione, 2 anni di prigione, poi ricovero in ospedale per tubercolosi, nel 1960 a Milano, corruzione di minorenne, assolto per insufficienza di prove, nuovamente incriminato per spacci di eroina. Dai, porcone, dai! Quanto sei bella zuccolona, mia, dai! Questa è un'altra cosa. È certo che ha un bel curriculum questo Agostino Parundi. Beh, è delinquente nato, direi. Ma che dici, Ciotto? Non diciamo fesserie, non esistono delinquenti nati. Tu sei ancora rimasto fermo a Lombroso. Lombroso? Chi è Lombroso? Vabbè, lasciamo perdere, va. Ma secondo te, come Maronna fa un poveraccio come questi, che ha vissuto sempre in una situazione di ingiustizia, ad avere il senso della giustizia? Ma perché tu sei comunista, per caso? Ma che cazzo c'entra? Secondo me, però, il grande Mattia non fu ucciso direttamente da lui, ma dalla sua nuova protetta, Menicone Elvira, detta Mariettona, la quale, a sua volta, venne uccisa dal Parundi perché non confessasse il nome del mandante. Ecco, questo è il suo ultimo domicilio conosciuto. Senti, conosci Agostino? Agostino Parundi abita qui, no? Non so niente io. Appunto. Fai posti qua, eh? Magari ci fanno pagare anche l'affitto. Devo sparare in tona cella. C'è permesso? Bella voce. Eri tu che cantavi, eh? Io cantavo? Gesù, manco fossi la mina. Ah, senti. Agostino Parundi. Sì, Agostino, lo conosci? Abita qui? Qui, se permetti, ci abito io. Vabbè, io dicevo nel caseggiato. Il caseggiato è grande. C'è chi va, chi viene. Ma a proposito, voi chi siete? Cosa venite a fare in casa mia? No, niente. Su, siamo... filate, che sto facendo toletta. Oh, passare il tono, guarda che noi... Senti, noi siamo amici di Agostino. Dobbiamo proporre un affare, vedi? Ah, siete amici. Mannaggia, io vorrei aiutarvi. Mi siete pure simpatici. Ma come faccio? Io questo Agostino... Dai, su. Chi era? Io vi ho già spiegato chiaramente che qui non conosco nessuno. Io mi faccio gli affari miei e loro si fanno gli affari loro. Comprenevu? Guarda che ti do 2 schiaffi, ti do io. Questurino, i cittadini non si toccano. Perché non ti rileggi la Costituzione della Repubblica? Lascialo stare, guarda, lascia perdere Questurino, veramente. Noi vogliamo soltanto parlare con Agostino, davvero. Adesso però uscite, che mi devo rivestire. E se noi non volessimo uscire? Vieni. E vengo. Voglio dare ancora un'occhiata qua.
Guarda un po' lì, va. Beh, qua c'è un libro. Ma questo non fa misteri. E si scrive pure il nome sui libri. Sì. Barone di Agostino, carcere San Vittore, estate 67. Beh, è chiaro che abita qua. Bisogna fare subito una segnalazione, mi raccomando. E se lo aspettassimo qua? Ci facciamo offrire il caffè, ci facciamo due chiacchiere. La ragazza cantava per annunciare la nostra visita e lui via con la moto. Allora, restiamo la ragazza. C'hai ragione. Canto abusivo in cortile pubblico. Giotto, svegliati, eh. Ehi, capo, barba e capelli. Subito. Una controllatina all'acqua e all'olio, perché io prima di Monaco di Baviera non mi fermo mica. Cara Italia, amate sponde, va a dar via i chat. Ma porca la vacca boia! Ah, scusi! Yeah! E certo che questo assassino è versato. Tu magari attrezza, autobus. Spara negli studi televisivi. Si infila dappertutto. Ma chi cazzo è? Vieni lì, Ruth. Alla faccia della cucina macrobiotica. Poi il pomodoro. Formaggio. Buonasera, commissario. Aspetta un po'. Tieni il resto. Grazie. Commissario, guardi che domani siamo chiusi. A me che me ne importa. Buonasera. Buonasera. Porca puttana! Chi, io? No, però, scusa, non è il modo di entrare in una casa, con i tempi che corrono. Io non credevo che un poliziotto fosse così pauroso. Già. Beh, adesso ci credi. Tutto mi ho sprecato, guarda qua. Ruth è partita. È andata in Inghilterra. Mi ha lasciato questa. È scappato con Evelina, lo so, me l'hanno detto degli amici. E allora? E allora niente. Io sto al piano di sopra, non riesco a dormire. C'ho paura. Paura di... Eh già. E cos'hai pensato di rifugiarti? Da un amico più pauroso di me. Guarda che io non sono un pauroso. Sono soltanto un po' nervoso. Perché dormo poco, ecco. Beh, se devi andare... Se vuoi restare, resta pure, dato che ci sei, per me sei... Era questa la mia intenzione.
Però prima di dormire, io ho sempre l'abitudine di fare l'amore. Anch'io. Disinvolta. Brava. Dunque, allora... sì, però prima di fare l'amore in quel senso... In quel senso là? Già. A me piace farlo... Così? Sì. Gianne, senti, quando mi hai detto che è successo il fatto? Quale fatto? La morte di Rosa Catena. Era il 30 novembre. Ah, cioè oggi. Senti, e dove l'hanno seppellita? Ma chi? Rosa Catena. Non lo so. Vabbè, mi informo io, eh? Senti, tu dormi pure, io vado. Ciao. Ciao. Agostino Paroni, non ti muovi! E chi si muove? Agostino, io lo so, voi magnacci ci avete un cuore. Tu non avresti fatto passare il giorno della morte di Rosa Catena senza farle una visita. Poi è la prima volta che potevi, dato che gli anni precedenti le hai passate alla buiosa, eh? Io non ancora ho capito di che reato mi si accusa. Ma che male ho fatto? Lo dice pure il catechismo, visitare i morti. Però guarda che il catechismo dice pure di non ammazzare. In questo la Bibbia va d'accordo col codice, no? Mi volete incastrare di brutto? Stavolta ti sei incastrata veramente, Agostino. 4 omicidi, 4 o 5. E poi sei stato proprio un fesso. Ma come vai a incollare necrologi su un quadernetto? Quella è una prova decisiva, vuoi capire o no? Ma quello io l'ho fatto perché ero contento che fossero morti. Ah. Eh sì, perché mi avevano ammazzato Rosa. Ma io sei innocente, dottor. Sì. Dottor, lasciatemi! Non ti voglio vedere! Ma che fai, stronza, che cazzo vai, mo? Eh? Oh! Oh! Aspetta! Oh! Ma basta così, hai capito? Ma vuoi finire di fare il fesso o no? Butta giù quella palla. Dai, vieni qua. Thank you.
Commendatore, questi sono i catechini della nuova macchina. Vuole verificare? Mi sembra che si senta un po' il colorato. Che cosa ne dice lei, Barzotti? Ma forse perché la miscelazione non è ancora perfettamente a posto, ma adesso abbiamo fatto salire la temperatura. Vedrà che domani... Va bene, però mi raccomando, controlli lei, eh? Se ci mette un po' d'acqua va via, eh? Lo so, lo so. Ferma, così? Ok. Sigrid, ferma. Gira, girati. Sigrid, sorridi. Così. Fermati. Ferma, Sheila. Jean, per favore, guarda qui, guarda qui. Bene. Bene. Jean e Sigrid hanno finito. Sheila, tu resta che ne facciamo qualcun'altra. Ok? Gira, girati. Più di profilo, dai. Così. Ferma. Ancora. Ferma. Aspetta! Veramente non vorrei disturbare. Ti prego, resta. Scusa, non sono mica un guardone. Niente. Amatevi e siate felici. Resta con noi, schiavo. Aspetta. E ti dia quella stronza là, che a me schiavo non me lo dice, capito? Perché? Perché? Perché al limite una cosa a tre potrebbe anche non dispiacermi, figurati se io... Solo mi rompe le palle, perché quando uno è innamorato non gli va di confondere l'amore con quella roba là, ecco. Perché tu sei innamorato di me? Sì, però fai conto che non te l'abbia mai detto. Non è che sia molto regolare farti venire qui a quest'ora senza testimoni. Ma tanto noi non lo diciamo a nessuno, no? No. Che cos'è? Schiavettù. Manette. Dette anche occhiali di Cavour. Ma sicuramente i tempi di Cavour erano più moderni di questi. Gian. Siediti. Guarda, ti faccio vedere solo una cosa e poi ce ne andiamo, eh? Sai, mi è venuta voglia di curiosare un po' sulle faccende di Villa Hoffman, di cui tu mi hai parlato. Ho voluto controllare l'elenco delle bestie feroci. Guarda, la lista non finisce mai. Dove sta, per esempio? Qui. Sì, ecco qui. Ci sta addirittura una tigre. No, dico, ti rendi conto? Una tigre. Jean? Sì? Sì, te l'ho detto, no? Di tigri ne aveva molte. Sì, ma vedi, la provenienza è che... Qui ci sta scritto Kenya, Africa. E allora? Ma come allora? E allora fino a poco tempo fa la tigre viveva in Asia e non in Africa. Se poi recentemente ha cambiato casa, non lo so. Ma le tigri si comprano in tutto il mondo. E puoi comprare in Africa come ad Amburgo. Sì, sì. Ma io ho fatto le mie indagini, ho mandato qualche telegramma e ho fatto anche qualche telefonata. Ma vedi, questo signor Hoffman è stato in Kenya. E lì aveva catturato uno splendido leone. Sì. Che poi durante il viaggio è morto. Poverino, sono così carini i leoni. Sembrano dei grossi gattoni. La simpatia. Figurati che io quando sono nervoso mi metto sempre un bel leone sopra le ginocchia. Lo accarezzi, gli faccio i solletti, poi un calcio in culo lo mando via, eh? A parte gli scherzi. Dopo la morte del leone, Hoffman si recò a Tunisi, dove sostò per 15 giorni. Sì? Stai fermo. Tu non sai nulla di questa avventura. No, io non ero con lui quella volta. E poi non ero così amica come tu credi. Vabbè, dopo la sosta a Tunisi venne in Italia. E nella gabbia, invece di un leone morto, ci stava una tigre, viva. Mi sembra che non ci sia niente di strano. Ad Algeri... A Tunisi, cara. Ah, sì, a Tunisi. Si vede che Hoffman avrà avuto bisogno di comprare una belva, ne avrà avuto urgenza. Poveraccio, come capisco. Anch'io senza una belva mi sento perso. No, vedi, speravo che tu mi sapessi dare una spiegazione su questa stranezza. Io ti ripeto che non c'è nessuna stranezza. Hoffman avrà dovuto comprare una tigre perché aveva un impegno con uno zoo. Che ne sai, con un circo. Sì. Doveva portare un animale ad ogni costo. Vabbè, va, andiamo. Stasera mi sento veramente stanco. Sì? Sì, mi sento un po' così.
A proposito, abbiamo catturato l'assassino misterioso. Ah, bravo! Caso risolto. Allora dobbiamo festeggiare. Stai attento. Così l'incubo è finito. Il mostro è stato arrestato. Ma quale mostro? Non Agostino Parodi, perché? Perché? Perché il mostro è un altro. Oh, comunque io voglio andare fino in fondo. Una traccia da seguire ci sta. Quella del commissario del re. Sì, che fu costretta a dimettersi e... è sparito, non si sa nulla, forse è rimasto ucciso. Se lo ricorda? Sì, vagamente. I rapporti che aveva mandato, li avete ritrovati? Non ho trovato molto. I suoi rapporti più interessanti, quelli che forse coinvolgevano persone altolocate, sono sparite, non si sa nulla. Si vede che qualche interessato è arrivato prima di me, li ha trovati e li ha fatti a pezzi, così... Mi scusi... Vabbè, agite e tenetemi al corrente. Stia tranquillo, lo farò. Ecco, bravo. Io non vivo più, è un'ossessione. Non esco mai da sola. Avremo bisogno di essere protetti, mi capisce? Non c'è problema, ho le persone adatte. Voglio che le case di questi due clienti siano tenute sotto sorveglianza, notte e giorno. Controllate porte e finestre e ogni volta che escono voglio che siano seguiti. Chi sono questi signori? Specialisti. Uno è un ex poliziotto. E l'altro, un ex assassino. Ma... No, niente paura. Ho provveduto a redimerli tutte e due dalle loro passate colpe. Via. Allora, signora, mi dica, quando e come ha conosciuto il signor Hoffman? Io amo molto le bestie, cioè, Hoffman aveva creato un club degli amici della fauna. Lo so. E organizzava anche safari in Africa, mi sembra. Sì, ci sono stata qualche volta. Cacciavamo pantere, leoni, elefanti. È uno strano modo di dimostrare amore per gli animali. Ma perché è strano? Mica li uccidevamo. Hoffman aveva dei proiettili speciali a base di ipnotici e gli animali venivano presi addormentati. E venivano portati in Europa e venduti a circhi e a zoo. Insisto a credere che sia un modo strano d'amare gli animali. Oh, insomma, scusi, cosa c'entra l'amore per gli animali con il nostro problema? E il poliziotto disse all'interessato: sono io che faccio le domande. Che cos'altro vuol sapere? Molte cose, ma è meglio procedere con calma. Il mio dottore dice che non dovrei agitarmi nelle mie condizioni, ho la pressione molto alta. Se continua a bere e a mangiare cioccolatini, prima o poi la pressione la porterà alla tomba. Dire queste cose a un uomo che trova tanto conforto in queste piccole gioie. Se vogliamo essere sgarbati, guardi che so essere sgarbato anch'io. Lei, per esempio. Quest'anello è un bellissimo solitario. È un regalo di qualcuno? Sì, no, cioè, l'ho comprato. Molto grande e di grande purezza. E potete dirmi, l'avete dimenticato, se avete partecipato a dei safari in Sudafrica? Che razza di domande fa? Avete fatto dei safari in Sudafrica, sì o no? È una terra incredibilmente bella, se non hai la pelle nera. Del re, commissario del re, abitava qui fino a qualche anno fa. Posso vedere la sua stanza? No, niente. Non c'è più niente. Ma come niente? Non ci stanno un quaderno, qualche libro, qualche abito vecchio? Sì, di libri c'è qualcosa. Posso vedere? Di là. Ma che fa, signore? Svenute? Non si faccia caso, sta qui sempre ubriaca. Alle 9 del mattino? Tutte le ore. Ecco.
Sono stato a Villa Hoffman. C'è qualcosa che non mi convince sulla morte? Scusami per questa deviazione, ma volevo dare un'occhiata alle gabbie delle belve. Quali gabbie? Io non ti capisco proprio. Niente, una... diciamo una curiosità, una pulce nell'orecchio. Ma dove vai? Le gabbie sono da questa parte. Sì, lo so, ma io parlo di queste gabbie qua. Vuoi fumare? No. Non è ferrovieno, naturalmente, sono tubi cavi. Beh, d'altra parte il ferrovieno pesa troppo. Facile da svitare anche. Bel tubo di ferro. E anche spazioso. Dentro ci può entrare tanta roba. Che roba, per esempio? Per esempio diamanti. Ce ne sono tanti in Sudafrica, sai. Lì ci sono le belve, però ci sono anche diamanti, non lo sapevi? È certo che se uno mette insieme belve e diamanti può... Sai, di solito alla dogana non si mettono mica a fare tante pignole quando capita di controllare una gabbia con una pantera dentro. E se uno vuol nascondere diamanti all'interno di un tubo, basta che dentro la gabbia ci schiaffi una bella bestia feroce e può dire di farla franca con una certa facilità. Io non so di che cosa parli, non ti capisco. No, niente. È che a me piace inventare libri gialli. Solo che nei libri gialli, a differenza della vita, ci sta sempre una conclusione. Sì. Il colpevole viene sempre scoperto. Bel posto però questo qua, eh? Bella villetta, isolata, tranquilla. Ideale per farci delle riunioni con gli amici della fauna. Delle scenette, che qualche volta però finiscono male. E d'altra parte nella vita non si può sempre calcolare tutto. Ma tu non sai niente, stai inventando. Hai delle idee completamente assurde. Ma ti ho detto che a me piace inventare libri gialli. Per esempio, quella festa famosa che tu mi hai raccontato, a me piace immaginarla in modo diverso. Non molto, ma un po' così. Quel tanto che basta per cambiare le cose in modo essenziale. Verso l'alba gli ospiti estranei erano andati tutti via. Restavano solo i soci di quella curiosa impresa di export e import di diamanti. Proprio quel giorno c'era stato un nuovo arrivo. $2 milioni. Ma i nostri amici non si erano accorti che una persona estranea non era ancora andata via. C'è Rosa. Cosa? Non era andata via? No. Che cosa state facendo? Niente. Vai in salotto che ora ti raggiungiamo. Andiamo dentro. Ma parliamo. Io... non mi importa. Non mi interessa quello che fate, sul serio. Io sono un'amica, no? Non mi importa quello che fate. Andiamo dentro. Vieni, vieni. Ma io non capisco. Che volete da me? Ma niente, niente. Sta tranquilla. Sta tranquilla. Sei tra amici. Ma allora, perché non mi fate andare via? Per favore. Ma c'è... E resta un attimo con Laura, vengo subito. Non aver paura. Cosa vuoi che ti succeda? Guardate che non mi dovete nessuna spiegazione. Non mi interessa, ve l'ho già detto. Io non ho visto niente. Non so niente. Va bene, ti crediamo. Del resto non c'era proprio nulla da vedere. Vuoi un ultimo bicchiere prima di andare via? Va bene. Il bicchiere della statua. No, basta, troppo. Bevilo, ti farà bene. Siedi. Andiamo a trovare un posticino più comodo. Siediti. Bevi. Dai, bevi. Aiutami. No! E stai ferma! Bevi! Ferma! Bevi! No! Tenete la fede. Ecco, bevi. Bevi. Ancora un po'. Bevi. E apri la bocca. Apri. Bevi. Bevi.
allora? Così. Ecco, più o meno i fatti si sono svolti così. Ma chi te l'ha detto? Che cosa ne sai? Beh, Gian, se permetti, qualche volta anche noi della polizia facciamo delle indagini. Anche se le notizie più utili, quelle raccolte dal commissario del re, sono sparite insieme a lui. Però qualche quadernetto di appunti alle volte si ritrova. Stai bluffando, tu non sei niente. E anche se fosse, che cosa c'entro io? Niente. Tu eri semplicemente l'amante di Hoffman. Non è vero. E lo aiutavi anche nel traffico dei diamanti. Una bella ragazza come te desta pochi sospetti. Ti ricordavi bene quella volta che la sosta era avvenuta ad Algeri e non a Tunisi? Quale sosta? Cosa dici? Dico che il leone è morto durante il viaggio. E tu sei arrivata di corso per sostituirlo con una tigre. Se no alla dogana ci arrivava una gabbia vuota. E arrivando vuota, era facile svitare i tubi e trovarci dentro dei diamanti. E naturalmente per tutti voi... Sei pazzo! Eccomi, dottor Lomenzo. Bravo, tutto previsto, anche la carabina. Non le sembra di essere stato un po' imprudente? Rischi del mestiere. Del resto, fiducia nella sua intelligenza. Un poliziotto ammazzato non gioverebbe alla sua situazione già delicata. Nessuno lo saprebbe mai. Io sono morto. E io ho lasciato scritto qualcosa sull'argomento, nel mio ufficio. Ho lasciato scritto che Hoffman non è morto, ma è vivo. L'ho visto la prima volta che sono venuto qui. Impossibile, non può avermi riconosciuto. E invece sì. Quel barbone che dormiva nella gabbia mi aveva subito insospettito. Ho capito che non si trattava di un vero vagabondo e ho cominciato a ragionarci sopra. Sì? E da che cosa l'ha capito? E dalle scarpe. Portavo un paio di Saxon, 30.000 lire. Hoffman, un vagabondo non spende 30.000 lire per un paio di scarpe. Bravo, piccolo Sherlock Holmes. Ad ogni modo io non ho scelta. Questo non l'aveva calcolato. Doveva pensare piuttosto che io a questo punto dovevo ucciderla per forza per continuare a vivere io. Accada quel che accada. Senta, se lei mi uccide, troveranno qui il mio cadavere e sospetteranno subito di lei. Io so come si fanno sparire i cadaveri. Mio padre era un SS e mi ha confidato un sacco di utili segreti. Andiamo a telefonare, va, che qui sto al sicuro. Ti mandiamo l'ambulanza. Salve, signor Hoffman. E tu chi sei? Pietro Riccio, poliziotto privato. Ti conosco attraverso i nostri comuni amici. Tu e i nostri comuni amici potete anche andare al diavolo. Non ti interesserebbe scappare, signor Hoffman? Ci metterei poco a far saltare il lucchetto. E tu potresti tornare ad Amsterdam? A quanto mi risulta, tu sei legalmente morto in Olanda. O sbaglio? I ricattatori mi fanno schifo, ma se sono i soldi che vuoi, dimmi quanto mi costerebbe. Ah, oh, no, no, la mia era soltanto un'ipotesi. Niente di più. E poi, tu non puoi andartene. La polizia non chiede di meglio che d'arrestare l'assassino di tutti quei tuoi amici uccisi. Lasciami in pace. Oppure uccidimi, se è questo che vuoi. Se ti uccido non si risolve niente. Se ti uccidi la cosa sarebbe molto più convincente. La polizia non chiederà di meglio come pretesto per chiudere l'inchiesta. Ma per quale ragione dovrei sacrificarmi? Non vedo quale vantaggio me ne verrebbe. Perché da quando t'hanno chiuso in questa gabbia, tu non hai desiderato altro che ammazzarti. Tu vuoi morire, Hoffman. No, non è vero. Sì, invece. Gente come te non finisce al banco della corte d'assise, non sopporta le mani addosso dei carabinieri. No, un uomo come te non accetterebbe di vivere in prigione fino alla fine dei suoi giorni. Tu sei troppo intelligente e la tua mente s'offuscherebbe. Non accetteresti mai la mortificazione. Avanti, dimostrami che sei un uomo superiore, Hoffman. Io non ho ammazzato nessuno. I
tuoi amici, forse no. Ma Rosa Catena... lei sì. Rosa Catena l'hai ammazzata tu. Vuoi passare la tua vita in prigione, Hoffman? Un anno dopo l'altro, in fondo a una cella, come uno dei tuoi animali. No! No! Io sono un uomo libero! Sono un eroe! E comportati da eroe, allora, Hoffman. Questa graziosa pistola è la chiave della tua libertà. Ecco cosa ti farà realizzare il tuo sogno, quello di volare libero come un uccellino. Ucciderò te prima. No, sarebbe un gesto da vigliacco, un'azione inutile, bassa, meschina. Bisogna soffrire per essere un eroe. E la sofferenza è ripagata solo da una parola. Eroe. 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 È andata in Inghilterra e Gianni in galera, sì. Hai capito? Sì, però mi sembra che questa volta ti dispiaccia di più. Ma no. Sei mica innamorato per caso? Non lo so, d'altra parte non potevo evitare di fare il mio dovere, no? Beh, comunque ti ha salvato e quel colpo di rivoltella secondo me avrà la sua importanza al processo. Speriamo. Rachmaninoff, ti piace? Sì, così. E Schumann? Beh, oddio. Ma ti piace la musica classica? No. Ma va, fanculo. Senti, comunque mi pare che siamo a buon punto. Abbiamo scoperto un traffico di diamanti. Abbiamo scoperto come è morta Rosa Catena. E abbiamo arrestato Agostino Parulli. Che non c'entra un cazzo. Nei, ciao, tu ti sei scordato di una cosa. Noi non abbiamo ancora scoperto l'assassino di ben 6 vittime. Una sciocchezza. Beh, senti, io ci rinuncio. Non capisco più niente. Agostino non è. No, non è. Hoffman neppure. La ragazza francese... Ma che c'entra la ragazza francese? Gianni, non c'entra. Vabbè, d'accordo. Non c'entra con gli omicidi. D'accordo, non c'entra. Ma allora chi è? Beh... io una mezza idea ce l'ho. Cercava me? I grandi spiriti si incontrano, dice il poeta. A proposito, quale poeta? Un mediocre, non me lo ricordo. Parliamo di omicidi, allora. Ma si deve trovare un movente. Lei sa meglio di me che quando si indaga su un delitto conta soprattutto il movente. Quello lo troviamo dopo. Intanto però noi due veniamo a scoprire che Hoffman non è morto, ma che ha finto la propria morte per continuare indisturbate nei suoi traffici. Noi due? Io non ho scoperto nulla. Ricci, non facciamo i fessi. Ma in ogni modo, non le sembra strano che un onesto trafficante di diamanti come Hoffman si metta a perdere tempo per eliminare i testimoni della morte di Rosa Catena, cioè i componenti del club degli amici della fauna? Non ci sta scopo, io non vedo il movente. Quindi lei crede che Hoffman sia innocente? Ma non potrebbe darsi che gli amici della fauna lo ricattassero? Buonanotte, un sodalizio di ricattatori, il circolo di ricattatori associati, il CRA, ma non diciamo fesserie, Rich. A proposito, com'è la pressione? 180. Dolci liquori sono un toccasano in questi casi. Ne sono convinto. E a quali conclusioni sarebbe arrivato, Ho lasciato perdere i moventi. Ho lasciato perdere tutte le illazioni e le lucubrazioni possibili e sono partito da piccole cose. Stronzate, magari, però date di fatto. Ah, sì, e cioè? Mi sono messo a guardare le figurine. Piccole figurine per bambini. Ce ne stava uno presso ogni cadavere. Sono del disegnatore Hoffman. Spesso i colpevoli vogliono essere presi. E quelle figurine forse erano un invito a una macabra caccia al tesoro. Hoffman si è servito di questo espediente per sfidare la polizia. Vogliamo dare un'occhiata insieme?
Volentieri. Ecco qua. Questi sono i personaggi dell'orribile Pierino Porcospina. Ci sta Paolinetta bruciata viva, la storia di Moretto, i tre birbantelli affogati nell'inchiostro. A lei, Crowley, le piace? Oh, certo che mi piacciono. Ho sempre adorato l'umorismo nero. Piacciono molto anche a me questi disegni. Ci sono quasi tutti i personaggi della serie. E fra i mancanti, il vero protagonista, il più celebre della famiglia. Lei come si chiama? Pietro Riccio. Pietro Riccio. Pietro Porcospino. Pierino Porcospino. Oh, questa è bellissima. E così io sono Pierino Porcospino, il che vuol dire che sarei una delle vittime ancora mancanti alla serie degli omicidi. O l'assassino. A scelta. Questa è veramente originale. Confesso che non ci avevo pensato. Io un povero zoppo che corre per tutta la città ad ammazzare la gente. E perché? Lei è troppo fantasioso. Povero Lomenzo, questo è quello che si chiama un vero scivolone. Non c'è bisogno di correre per uccidere e neanche uscire dall'ufficio. E come avrei fatto? Col telefono. Che cosa? Sì, col telefono. Non è stato lei a dirmi che col telefono si può dominare una città, specialmente se si conoscono tutti i segreti della città. E lei ha tutto lì, schedato, registrato, fotografato. Lei è molto intelligente e confesso di averla sottovalutata. E dipende tutto da un particolare sviluppo dei lobi frontali. Allora, Pierino Porcospino, cioè Pietro Riccio, lo vogliamo terminare questo fumetto? Gragnati Francesco, ladro e alcolizzato. È lui che ha ucciso Laura Falconieri. È stato per 2 anni conducente d'autobus. Di Cesare Pasquale, operatore televisivo, esperto in apparecchiatura elettronica, oltre che maniaco sessuale, esibizionista, 3 volte condannato. Ha ucciso Ernesto Picozzi durante la trasmissione. Fabri Gervaso, autista di taxi, fortemente indiziato della morte di 2 mondane. È lui che ha ucciso Scanavini. Gasparri Luciano, eroinomane e spacciatore, 5 condanne. Omicida di Fulvio Colaianni. E finalmente, Mascherpa Fiorenzo. È lui che ha ucciso Elvira Meniconi, per essere sicuro che la Meniconi non avrebbe mai rivelato il nome della persona che l'aveva incaricata di uccidere Mattia Grandi. È soddisfatto? E pensare che per tutti questi omicidi all'inizio cercavamo un assassino solo. Già. Ma poi ho pensato che gli omicidi potessero essere di diverse persone. Lo ammetta. Di solito i criminali non mi fanno schifo. Lei, Rich, mi fa vomitare. Sì, lei ha scoperto che si può... Una cosa semplicissima. Volevo solo dimostrare quanto è facile diventare assassino. Ci vuole semplicemente la persona che dia l'ordine e il denaro per pagare qualcuno. E uccidere diventa una sciocchezza. La linea che divide la gente per bene dagli assassini è molto sottile. Siamo tutti corruttibili. Tutti noi possiamo uccidere. Naturalmente, così schedari, lei sapeva tutto di questi disgraziati che ha mandato a uccidere. Esatto. Avevo fotografie compromettenti, lettere, registrazioni. Dovevo solo prendere il telefono e dare ordini. Va a uccidere la tal persona. E quelli, per evitare di trovarsi nei guai, andavano e uccidevano per conto mio. Ricatto ed omicidio. Una tecnica raffinata, ma una volta imparata, facile da mettere in pratica. Posso uscire di qui, possibilmente vivo. Ma certamente. E magari accompagnarla anche in questura.
Se è necessario, ma prima venga con me. Ho ancora qualcosa da dirle. È triste per me abbandonare tutto questo. Beh, la prigione sarà un'esperienza nuova per me. Solo che purtroppo non avrò nessuno che mi mandi i pacchi. Se è solo per questo non si preoccupi, Rich. Arance e sigarette gliele mando io. E dentro ci mettiamo pure qualche scatola di cioccolatini, eh? E così io sono Pierino Porcospino. E ho lasciato quelle orrende figurine in giro per sfidare la polizia. Già, lo ha messo anche lei, no? D'accordo, d'accordo. Una specie di macabra caccia al tesoro, ho detto. Ma io ho detto anche un'altra cosa molto importante. Cioè? Il movente. Non si ricorda? Quale dovrebbe essere il mio movente? Perché avrei voluto uccidere o far uccidere i componenti del club Amici della Fauna? Lei sa come vivo. Lei sa chi sono i miei clienti, gente ricca. E cioè esattamente i tipi che sono stati uccisi. Perché avrei dovuto uccidere proprio i miei clienti? Le mie fonti di informazioni, i miei contatti più importanti. No, 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 no. Un uomo d'affari non fa cose del genere se vuole restare negli affari. Rich, lei perché mi ha mostrato le diapositive? Ma per collaborare con la polizia? Contro se stesso. Eh no, ma questo lei l'avrà già capito, vero? Non sono ancora sicuro, ma l'assassino è lei o uno dei suoi? In un certo senso uno dei miei. E in un certo senso uno dei suoi. Già, uno dei miei. E da quando ha scoperto che Del Re usava i suoi sistemi? 2 o 3 giorni. Ormai è troppo tardi, lo ammetto. Io cercavo solo di coprire lo scandalo perché sapevo che avrebbe coinvolto anche me. E questa la mia unica colpa. E le pare poco? Non dimentichi, commissario, che al momento giusto io ho collaborato con la legge. Rich, allora, dove sta? Ecco, questo è l'uomo che ha messo in pratica la mia teoria secondo la quale chiunque può essere portato a commettere un omicidio se costretto dalla necessità. Questo è l'uomo che ha un movente. Distrutta la sua carriera di poliziotto, deve lasciare il servizio. Ha usato la mia organizzazione per vendicarsi di coloro che hanno provocato la sua rovina. Lomenzo, mi permetta di presentarle l'ex commissario Del Re. Commissario Del Re, sono lieto di fare la sua conoscenza, ma nello stesso tempo la devo dichiarare in arresto. No, io non ho fatto nulla. Lei, Riccio, è completamente pazzo. Poi non ha prove contro di me. Ho tutte le prove che occorrono, mio caro. Ho cercato di difenderla, ho cercato di far ricadere la colpa su Hoffman. Ma purtroppo il nostro amico Lomenzo ha tratto anche lui le sue conclusioni. Lo scandalo è inevitabile e tu ne sarai la vittima. Il gioco è finito, mio povero amico. Tutto quello che sento per te adesso è pietà. Sia ragionevole, Del Re. Mi segua. Capisco la rabbia, la delusione, la sua sfiducia nella giustizia. Ma è sempre meglio la nostra di giustizia. Anche se non è perfetta. Che farsela da sé. Non crede? Su. Andiamo. Fermo lì! La giustizia non c'è. Ce la facciamo da noi, la giustizia. Via! L'Italia deve essere salvata. Ordine, ci vuole ordine. L'Italia, noi, la salviamo noi. Attenzione, attenzione! Pandolfi cerca di lasciare l'edificio, è armato, è pericoloso. Sparate a vista! Pacchi, spari, figli di puttana! Nope.